Il girone F, il girone di ferro, prevede Francia, Germania, l'Ungheria ospitante e anche i campioni in carica del Portogallo. 5 anni fa il gol di Eder che pose fine all'ultimo europeo disputato, la vittoria dei lusitani, il successo principale della loro lunga ma non così ricca di trofei storia. E in quel europeo uno degli avversari fu veramente la partita spettacolare, proprio l'Ungheria, finì 3-3 e ritrova il campo del europeo 5 anni dopo anche la formazione guidata da un italiano, Marco Rossi, e tutto questo per coronare un periodo importante per il ritorno del calcio mazzaro, testimoniato dallo stadio più importante finora che abbiamo visto agli europei, semplicemente perché è pieno al 100%. Ritorna il pubblico, lo potete sentire anche dai suoni che provengono qui dalla Puskas Arena, e sarà il protagonista ovviamente di questo spettacolo che sta per iniziare. Attenzione al Portogallo, la battuta da fuori, attenzione il sinistro di Diogo Jota, gran parata di Gulassi, e c'è stata un'improvvisa azione in verticale dei portoghesi, linea difensiva ungherese che ha lasciato a desiderare, forse anche per una sospetta posizione irregolare dello stesso Diogo Jota, ma dalla nostra postazione che è molto in alto possiamo assicurarvi che era sicuramente regolare la posizione del giocatore del Liverpool, che dopo aver perso un primo contrasto si è trovato il pallone sul sinistro con lo specchio aperto, possibilità di inquadrare la porta, ha tentato di sorprendere Gulassi alla sua sinistra, si è disteso il portiere dell'Ipsia, dunque primo grande pericolo corso dall'Ungheria, azione improvvisa del Portogallo. Pepe, lancio in avanti per Cristiano Ronaldo, è buono il tocco e la parata di Gulassi, ma la posizione era irregolare, ha tentato colpendo non di potenza ma di precisione Cristiano Ronaldo, appoggiando in rete Gulassi con i piedi è riuscito a sventare il pericolo, in ogni caso posizione che era irregolare da parte del giocatore della Juventus. Palla che termina però ancora tra i piedi dei portoghesi, sulla destra c'è l'iniziativa da parte di Bernardo Silva, centro area, attenzione, zona gol, Gulassi, gran parata, non esteticamente clamorosa direi, va ad esultare dal pubblico alle sue spalle, è stata una azione da gol buttata direi dal Portogallo, una stoccata di sinistro che doveva essere senz'altro indirizzata meglio, altro intervento importante di Gulassi, ma direi occasione clamorosa qui per il Portogallo, sì, che è riuscito a sfondare sulla destra e a servire un pallone a centro area sempre per il sinistro di Diogo Jota, sì sempre lui, più avanti del dischetto, giravolta direi, che è terminata centrale sul portiere ben posizionato. Possiamo parlare di gol mangiato qui per Diogo Jota. L'azione di Guerreiro che prova a sfondare sulla sinistra a fare tutto da solo, c'è un tocco secondo me palloso su di lui, sono in due, altro rimpallo, azione confusissima sempre sulla sinistra, attenzione a Bruno Fernandes, gol clamoroso divorato da Cristiano Ronaldo in corsa, porta spalancata, difesa dell'Ungheria fuori causa, palla velenosa messa dentro da Bruno Fernandes, c'era lo specchio di porta completamente a disposizione, anche perché il portiere ungherese era scattato buttandosi sulla sua sinistra, andato a spedire invece dalla parte opposta Cristiano Ronaldo cercando di mettere sotto la traversa, palla che è finita ben sopra ma era in totale solitudine. CR7, gol mangiato, abbiamo detto poco fa, divorato adesso per Cristiano Ronaldo. Calcio d'angolo che sta per essere battuto con il destro, bandierina di destra, dunque palla a riuscire da parte di Bruno Fernandes a centro area, c'è l'intervento aereo di Pepe, non potentissimo ma ben angolato, volo sulla propria destra di Gulassi, c'è un'Ungheria che va al tiro, la parata su Sallai è stata di Rui Patricio, mantiene il pallone a terra, riesce anche a bloccarla, è stata un'azione avvolgente in verticale che ha messo il pallone sulla sinistra dalle retrovie, è arrivato di corsa con il mancino Sallai che ha provato a sorprendere il portiere avversario, che però è stato attento e ben piazzato anche in questa occasione, forse la prima grande occasione dell'Ungheria con un tiro nello specchio della porta. Attenzione, Bruno Fernandes fuori di pochissimo, ma c'è
la punta delle dita del portiere Gulacsi, che evidentemente ha contribuito all'azione del Portogallo. Sì, anche il replay dal monitor di servizio ci fa vedere che è stata una parata davvero davvero all'ultimissimo secondo, all'ultimissimo millimetro a disposizione, botta da fuori improvvisa, fulminea da parte di Bruno Fernandes a riuscire, in pratica si sarebbe depositata accanto al palo, se non toccandolo, lo stesso palo. Ma Gulacsi si è proteso sulla sua sinistra. Attenzione all'Ungheria, la botta e il gol! Il vantaggio ungherese con il neoentrato Sean. Azione sulla destra, ubriacante, l'annullamento fuori del gioco. Gol. Ha lasciato giocare. Ha annullato il gol per fuorigioco. Sì. Uno stadio intero furioso per questa scelta, che è da rivedere evidentemente al VAR. Qualcosa verranno a vedere, c'è tanto un'invasione di campo che è andata verso Salai. Nel frattempo alla nostra sinistra c'è una specie di palò, sì. Insomma, tutto insieme sta capitando, roba che viene mandata dagli spalti, qualche fiaccola di troppo, ecco. La palla in rete, è stata un'azione personale sulla destra con il pallone mandato sul primo palo, non trattenuto da Rui Patrício, il fuorigioco e il gol che è stato annullato. Insomma, ci siamo lasciati andare anche noi. Ancora il Portogallo che è sceso di giri nettamente in questa ripresa. Contiamo due occasioni, di cui una miracolosa parata di Gulacsi sulla botta da fuori di Bruno Fernandes. Poco altro, soprattutto grandi assenti le stelle. Attenzione perché c'è un pallone in mezzo all'area di rigore, la palla in rete, il vantaggio del Portogallo. È stata anche deviata la botta non irresistibile, raso terra, che è infilata alla destra del portiere Gulacsi, ma è difficile determinare chi abbia scaraventato il pallone in rete. È stato Guerreiro. Sì, è cosa vero. Ci faceva lì Guerreiro? Era nel cuore dell'area di rigore, il suo mancino deviato, quasi autogol, palla in rete al minuto 39, è cambiato il risultato, Ungheria 0 Portogallo 1, il gol di Guerreiro a sorpresa. Abbiamo nominato tanti giocatori del Portogallo, è sbucato lui nel ruolo di centravanti e cambia il risultato alla Puskas Arena, Portogallo avanti. È l'episodio impietoso questo episodio, perché sul tiro di Guerreiro, che praticamente è andato avanti probabilmente forse un paio di volte nel corso del secondo tempo, si è trovato al limite dell'area, al centro dell'area, al dischetto del rigore, ha calciato di sinistro, c'è stata la deviazione da parte di Orban che ha spiazzato letteralmente il portiere. Chiaro che il gol verrà assegnato a Guerreiro, però è un'autorete vera e propria, sfortunata questa Ungheria che non meritava questo epilogo, almeno fino a questo momento. Adesso ancora il Portogallo in avanti, ci sarà il calcio di rigore. Sì. Calcio di rigore trattenuto nettamente Rafa Silva. L'Ungheria ha approfittato dell'entusiasmo del pubblico, poi ha avuto un buco, diciamolo, in area di rigore, quando Rafa Silva ha raccolto il pallone e poi messo in mezzo, ha sorpreso, diciamo, la disattenzione patita dai giocatori in maglia rossa, che hanno lasciato campo libero al numero 15, che ha messo il pallone arretrato all'altezza del dischetto. È arrivato il tocco sporco di Guerreiro e sullo stesso lato lo stesso Rafa Silva è stato trattenuto in maniera messa sempre da Orban, era sempre da rete, Orban. E poi dicono che nel calcio non conta l'aspetto psicologico, ma conta sì, perché questo è lo stesso Orban che ha commesso l'autorete, che evidentemente si sentiva colpevole, ma era assolutamente una deviazione involontaria. E qui che il CR7, che ha l'opportunità di mettere il sigillo in questa partita in un risultato che forse il Portogallo non avrebbe meritato. Cristiano Ronaldo contro Gulacsi, porta alla nostra destra, tutto pronto per la battuta del calcio di rigore che probabilmente al minuto 42 del secondo tempo chiuderà la partita. Il raddoppio del Portogallo, Cristiano Ronaldo, minuto 42, l'esultanza, arriva anche il gol numero 10 nella fase finale di un europeo per Cristiano Ronaldo, nuovo record messo a referto per il numero 7 del Portogallo, che è andato a esultare in una parte completamente abitata da tifosi dell'Ungheria. Quelli del Portogallo erano in pratica sullo spicchio opposto, che esultavano in maniera naturalmente
più evidente rispetto a quello che accadeva dove si è rivolto Cristiano Ronaldo, quasi più una esultanza di stizza quella di Cristiano Ronaldo, che poi è andato a esultare alla sua maniera. Non era polemica Diego, non è esultato di stizza, evidentemente ha scaricato la tensione, ecco, guarda, lo vediamo inquadrato, è proprio un segnale di scaricare tutta la rabbia che aveva in corpo, perché teniamo presente che fino a tre minuti fa questo Portogallo era ancora sul risultato del 0-0. Nel giro di due minuti è riuscito a far sua la partita, perché a questo punto non vedo come possa capovolgere il risultato l'Ungheria. Una partita che ha sofferto, una partita dove l'Ungheria non avrebbe assolutamente dimeritato il pareggio, però il calcio è questo, a volte si presenta impietoso, e in due minuti, come vedi, un'autorete, un calcio di rigore, è cambiato tutto. Cristiano Ronaldo in pratica ha messo il sigillo del Portogallo su questo match, ha messo il sigillo nella storia del calcio e del torneo e della storia degli europei con questa marcatura, riuscendo ancora a migliorare i suoi record. Bisogna anche per quanto possa essere stato un po' controverso il suo atteggiamento in campo, dire che i numeri parlano da soli per il fuoriclasse del Portogallo, che non è stato nella sua migliore serata sicuramente, ma è andato a mettere a segno un calcio di rigore che forse era più difficile di quello in movimento che ha fallito sul finire del primo tempo, quando in corsa ha spedito alle stelle un assist in orizzontale da parte di Bruno Fernandes. Rafa Silva, ancora lui, forse l'uomo della partita per quello che abbiamo visto nel Portogallo, è stata sua la discesa in area di rigore, dimenticato in una delle pochissime pecche dell'Ungheria in area, poi è andato a servire a centro area la corrente Guerreiro per il vantaggio, dopo a guadagnare lui il calcio di rigore per la squadra portoghese, quella di Cristiano Ronaldo. Ronaldo ancora il 3-0, dribbla anche Gulaci, azione che è stata di una rara bellezza, un tiki taka al limite dell'area di rigore fino a far arrivare la sfera sul mancino di Ronaldo, che ha tagliato, in pratica ha centrato il proprio passo eludendo l'intervento in uscita di Gulaci, depositando in rete il suo personale gol numero 2 in questa partita e in questi europei. È stata un'azione anche probabilmente al limite dal punto di vista della regolarità di fuorigioco, che non è stato fischiato, evidentemente ci sarà un check, però qui possiamo parlare di una splendida azione del Portogallo, tutto rapidissimo con l'Ungheria, lo dicevi bene tu, che ceduti i nervi, la squadra l'ha lasciata andare. Io ti ricordi, ti dicevo è opportuno qualche cambio, è bastato il cambio di Rafa, hai ragione, il cambio di Rafa singolarmente ha dato qualcosa in più, è andato sul fondo, ha messo la palla in mezzo poi per il gol, il tiro di Guerreiro, cioè forze fresche effettivamente, perché altrimenti il gioco del Portogallo aveva un'apatia, una lentezza esasperante e era diventato prevedibile. Le forze fresche hanno dato qualcosa in più, poi chiaramente un po' la Ungheria è anche un po' calata, qualche episodio anche sfortunato tipo l'autorete e tutto, però stiamo commentando un 3-0, un risultato fino a 10 minuti fa inaspettato, se ci pensi, chi l'avrebbe detto che questa partita sarebbe terminata magari 3-0 fino a 10 minuti fa? Nessuno l'avrebbe mai pensato, mai immaginato, con Cristiano Ronaldo che raggiunge 106 gol in 175 presenze in nazionale, un record di tutti i record praticamente, e Cristiano Ronaldo che insomma fino a prima i gol era abbastanza assente, però sono bastati questi due sigilli per rivalutare la sua prestazione. Quindi tre gol negli ultimi 10 minuti di gioco stanno determinando un 3-0 pronosticabile, questo fino al fischio d'inizio della gara, perché nel resto del match l'Ungheria sicuramente avrebbe meritato il punticino. Adesso si vede sotto di 3-0 e quello che probabilmente era un pronostico dettato
sarebbe stato dettato insomma dalla differenza di peso specifico delle due formazioni. Portogallo batte Ungheria 3-0. Il commento finale, direi, Fulvio Collovato. Portiamoci avanti, perché è finita adesso. Devo dire, alla luce di quello che abbiamo visto per 85 minuti, è un risultato inaspettato, però era prevedibile che vediamo lo sconforto di Marco Rossi, allenatore italiano, non dimentichiamocelo, che sta lavorando bene, ha portato questa Ungheria a questi europei, per cui complimenti, perché come si è comportata fino all'85esimo. Poi però il calcio è questo, un po' è calata l'Ungheria, qualche episodio a favore del Portogallo, e poi Cristiano Ronaldo che ha messo lo zampino negli ultimi due gol, in un record in tutti i sensi, per cui la differenza è questa, è la qualità, però nella logica è risultato la vittoria del Portogallo che ci aspettavamo. Finisce 3-0, Guerreiro al 40esimo, Cristiano Ronaldo al 42esimo su rigore, e poi nel secondo di recupero la personale doppietta di CR7. Portogallo che va in testa al girone con questi tre punti. È tutto dalla Puskas Arena, linea che torna definitivamente agli studi di Saxa Runa.